nuova idea di mercato in casa Inter con i nerazzurri che pensano ad un ex giocatore del Milan per andare a puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo Cialanolo, Darmian e D'Acerbi, un altro ex calciatore rossonero potrebbe vestire la maglia nerazzurra con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che sono al lavoro per andare a chiudere l'affare. Lo stop al campionato per dare spazio alle nazionali rappresenta per diversi club la possibilità di andare ad impostare le trattative di mercato in vista di gennaio e della prossima estate. L'Inter, come consuetudine, è molto attenta a quei calciatori che vanno in scadenza di contratto per cercare di rinforzare la propria rosa senza dover spendere per il cartellino del giocatore. In questo caso la squadra mercato dei nerazzurri è sulle tracce di un centrocampista che in passato ha vestito la maglia del Milan. Inter, nuovo colpo a zero, arriva un ex giocatore del Milan. L'Inter ha messo nel mirino Mario Paschalić in vista della prossima stagione. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto con l'Atalanta nel giugno del 2025 ed il rinnovo tarda ad arrivare. I nerazzurri sono pronti ad inserirsi sul calciatore fiutando la possibilità di chiudere il colpo a costo zero. Mario Paschalić è uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A, in queste ultime stagioni diventando un punto fermo della formazione di Gasperini che lo ha utilizzato in diverse zone del campo. Il croato, infatti, può agire sia sulla linea dei mediani che su quella dei trequartisti e, in alcuni casi, è stato schierato con successo anche nel ruolo di prima punta. Una duttilità che è molto apprezzata da tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione. Simone Inzaghi avrebbe già dato l'ok per chiudere positivamente l'operazione con l'ex giocatore del Milan che potrebbe andare a prendere il posto che in rosa al momento è occupato da Henry Mkhitaryan. L'armeno ha un contratto fino al giugno del 2026 con l'Inter ma non è da escludere un suo addio ai campioni d'Italia in carica già al termine della stagione in corso. Il Milan, dal canto suo, segue da vicino la situazione riguardante Paschalić con Zlatan Ibrahimovic che apprezza molto il croato. Un calciatore che viene ricordato con molto affetto dai tifosi rossoneri per aver segnato il calcio di rigore decisivo nella Supercoppa italiana contro la Juventus, vinta dal Milan di Vincenzo Montella contro i bianconeri nel 2016. Categorie calciomercato Milan.